Dio, Dio è assurdo. È un bellissimo video del professor Umberto Galimberti. Io questo bellissimo video ve lo metto nel riassunto, così voi lo potete ascoltare nella sua interezza. Dio è assurdo. Sentiamo l'incipit di Umberto Galimberti, sentiamo. Questo per quanto riguarda un filone della nostra cultura, che è la cultura greca. Ma se andiamo nello scenario giudaico-cristiano, vediamo le stesse identiche cose. Il padre di tutti e tre i monoteismi, Abramo, riceve da Dio l'ordine di ammazzare suo figlio. Kierkegaard, che è un filosofo cristiano, scrive un libro bellissimo su questo evento, che è Timore e Tremore. E prende a considerare che il comando di Dio infrange una legge di natura, perché i padri non uccidono i figli, è una legge morale. Ma Dio è al di là del bene e del male, dice giustamente Kierkegaard. Dio ne parla come di un paradosso, come di Avete sentito, cari amici, le parole del professor Umberto Galimberti? Dio è assurdo, eh sì. E che ci vogliamo fare? Che ci vogliamo fare? E io che cosa volete che vi dica? Io non mi limito a dire che Dio è assurdo. Io se la dico per soli, dico che Dio non c'è. Dio non c'è. Infatti Dio non si è mai presentato a noi umani. Si dovrebbe presentare all'Assemblea dell'ONU. I casi sono due. O non c'è, o si vergogna, si vergogna. Per me non c'è. Però casomai ci fosse, se si vergogna dei noi umani, si vergogna. Va bene, cari amici, come sono solito dire e come sono solito fare, a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Masoni.